È impossibile beccarlo! Come si fa a beccarlo da lontano senza mirare? Ragazzi, la digola è bellissima, ma... Allora... Oh, invece, ragazzi, quando uno ha il codice Calpis, tutto è possibile. Più o meno tutto, ragazzi. Non è che ho detto proprio tutto. Oh, tutto è possibile. Oggi, ragazzi, in questo nuovissimo video siamo qui per fare la No Scoop Challenge. Potremo utilizzare tutte le armi che vogliamo, ma non potremo assolutamente mirare. Infatti ho disattivato completamente il tasto dell'opzione per mirare, quindi non potremo mirare e niente, andiamo in partita. Ma prima, mi raccomando, utilizzate il codice Calpis nel negozio oggetti se volete supportarmi come creatore, se volete shoppare una di queste fantastiche skin nel negozio oggetti. Mi raccomando, codice Calpis, andiamo in partita. Oggi, ragazzi, in questo nuovissimo video siamo qua per fare la No Scope Challenge, cioè potremo vincere senza mai utilizzare il mirino di Fortnite. Anzi, adesso andiamo direttamente a toglierlo nelle impostazioni. Dov'è? Fuoco, bersaglio, esatto. Non possiamo più mirare, ragazzi. Possiamo utilizzare tutte le armi che vogliamo, però non possiamo mirare. E questo è un po' un casino, ragazzi. Ok, oh cavolo. E vabbè, no. Ok. Siamo salvi. No, non siamo salvi. Non siamo per nulla salvi. Non siamo proprio per niente salvi. Ok, ho un pompa. Stavo dicendo, fino a quando i nemici sono vicini a noi, magari non è un casino. Dai, possiamo anche cercare di non mirare. Però quando i nemici iniziano ad essere lontani, come facciamo? E vabbè, qua poi c'è un nemico e questo è fin troppo vicino a noi e non va bene questa cosa. Oh, si vuole fare i mini? Come ti permetti tu a farti mirare di fianco a me? Ce l'ho fatta. Usare la R, raga, sarà davvero complicatissimo. Non so neanche se tenerlo oppure no. Dai, sì, lo teniamo perché può essere utile. Oddio. Ok, vai così. Ok, hittato. Oh. Vabbè, ma quanti materiali hai tu? Ah, aia. Oh, è diventato una no materiali challenge. Oh, ok. Perfetto, teniamo il tattico. No. Datti una calmata tu, dammi una calmata. Qua nessuno ti ha assolutamente chiesto nulla. Quindi andiamo via. Via. C'è altra gente, basta. Non posso neanche mirargli. Oh, l'ho ucciso senza mirare, figo. Ok. Eccolo lì. Boom. Oh, sto facendo tante cagate. Ah, aiuto. Ragazzi, la challenge è iniziata da pochissimo e ho rischiato di morire più o meno 70 volte. Aiuto. Ah, sì. Oddio, aiuto. Aiuto, ti prego, ok. Ce l'abbiamo, ragazzi, ce l'abbiamo. È già vinta questa partita. Vabbè, per la vita direi che il camion dello shield, dello slurp, non è affatto male. Vediamo un po'. Ci sono tutti e due. Vabbè, allora Fortnite mi vizi se fai così, perfetto. Adesso siamo messi finalmente abbastanza bene di vita. Cioè, di vita non siamo messi abbastanza bene. Siamo messi full, quindi abbiamo tutto. Tanto spacchiamo un po', ci facciamo anche materiali. Ci facciamo sia... Perfetto, ragazzi. Meno male che ho detto che di vita siamo messi benissimo. Aspettate. Oh, datti una calmata. Sto qua, ragazzi, è un pro. Sto qua è un pro. Perfetto. Sì, sto qua è bravo, raga, Meno male che... Oddio mio. Vabbè, raga. Cioè, mi spieghi cosa ci fai tu nelle mie lobby? E vabbè. Ok. Vabbè, raga, ma poi ruba tutti i muri al primo. Aiuto, sono morto. Sì, 39 bianco. Vai così. Ho zero materiali. Oh, sì, godo. Yeah. Vabbè, pure un abbonamento. Grazie mille dell'abbonamento intanto. Vabbè, raga, nei miei video succedono un po' la qualunque. Ok. Vabbè, ma c'è un altro. Oh, datevi una calmata, ragazzi. Oggi siete tutti troppo nervosi. Siete tutti troppo nervosi. La gente che mi cecchina, quelli che fanno 7 edit di fila. Statevi calmi. Che la vita va presa con leggerezza, Non è che qua possiamo stare tutti a... Oh...
Che cavolo, perfetto, abbiamo ucciso. Però adesso non siamo messi bene. Io ero full vita, ero tutto fiero del mio full vita. Arrivano due tizi, uno col cecchino, l'altro col taxi, che mi vogliono provare ad uccidere. Va bene, adesso siamo messi male. Eccoli lì, ragazzi. Se faccio no scoop da qua, voglio 1000 euro in contanti adesso. Vediamo un po'. 3, 2, 1. Piu! Sì, niente, effettivamente era un po' troppo complicato, eh. Oh, lì c'è gente. Vabbè, ma io voglio sparargli con la R e non posso mirare. Cioè, vabbè, come faccio, ragazzi? Ma pure io stupido che penso di potercela fare. Ok, 0, 0, assolutamente 0 hit io ho fatto. Vediamo un po'. Oh, no, dai. Ma perché cavolo, in queste situazioni il non poter mirare è la cosa più fastidiosa del mondo. Oddio. Ok. Spammiamo qua col P90. Dov'è finito il tizio? È qua dentro? O è dietro le scale forse? No, dietro le scale non c'è. È qua dentro? No, aspettate ragazzi. È qua dentro! No! Vuole andare sotto la sabbia! L'ho sentito, l'ho sentito, l'ho sentito. Ok? No. No, ragazzi! Ragazzi, eccolo lì! Oh cavolo, dobbiamo andare in safe, dobbiamo andare in safe, bro. Un'altra volta ci fightiamo. Un'altra volta, ti ho detto! Ti ho detto un'altra volta. Oh, ma uno propone anche un'alleanza. Ma gli avversari, certo che non sono troppo consu. Cioè, vabbè, avete capito quella parola lì. No, raga, io muoio. Io muoio. Non posso neanche hitarlo da lontano perché non ho una R praticamente. Una R senza mirare è la cosa più inutile del mondo. Mi fa cadere tutto. Sono morto. Non è vero, lo uccidiamo, veloce. Sì, l'abbiamo ucciso, let's go. Sì, l'abbiamo ucciso, ragazzi, però mi sa che le cose qua non vanno proprio benissimo, ecco. Oddio, no, ragazzi, ragazzi, è la fine. È la fine per noi comuni mortali. È la fine questa partita. Devo provare ad entrare qua dentro? No, non devo provare a fare nulla di tutto ciò. Devo vedere, c'era un falò in teoria in queste zone. Ah, no. Oh, i cavoli, cavoli, cavoli. Let's go. Cavoli. Cavoli miei. Oh, prendili. Che cavolo. Ok, mangiamocele tutti 8 e andiamo full vita così. Fermi tutti. Corriamo così. In 15 secondi ce la facciamo? In 15, 10. No, 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Regà, mi sa che questa no scoop challenge è andata di male in peggio. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare nella prossima partita. Ok ragazzi, secondo tentativo. La prima, diciamo che non era proprio colpa mia, era un po' colpa della safe zone, che era un po' cattiva. Però, vabbè, siamo morti, siamo morti. Lo apprezzo, lo apprezzo. Cioè, no, non è che lo apprezzo, lo accetto, scusate. Ma adesso, regà, siamo pronti per vincere. Siamo di nuovo verso la seconda safe e dobbiamo assolutamente vincere la challenge del non poter mirare. Ciao tizio. Ok, allora fermati un attimo. No, bro, aspettati un attimo. Aspetta un attimo. La Deagle. Sì, ok, aspetta, aspettate, aspettate ragazzi. La Deagle la posso tenere. Vabbè, questo qua è solo Deagle. Ragazzi, ho deciso. Questa qua diventa una solo Deagle no scoop challenge. Visto? Cambiano molto in fretta le cose nei miei video. Adesso è una solo Deagle no scoop challenge. Molto molto bella. Però in effetti non possiamo mirare con la Deagle. Potrebbe essere un piccolo problema, ma va bene, ci sta, ci sta. Ok, forse ho fatto una scelta un po' sbagliata. Potrei aver fatto una scelta leggermente sbagliata. Allora. Ok. Ok, sì. Assolutamente sbagliata. Devo andare via subito. Oh, lì c'è un tizio. No, vabbè ragazzi. Sì, ciao bello. Questo qua neanche sa che sono qui. Sì, ma è impossibile. È impossibile beccarlo. Come si fa a beccarlo da lontano senza mirare? Ragazzi, la Deagle è bellissima, ma non si può, non si può senza mirare. Allora. Oh, invece, ragazzi, quando uno ha il codice Calpis, tutto è possibile. Non è vero? Cioè, più o meno tutto, ragazzi. Non è che ho detto proprio tutto, tutto. Oh, tutto è possibile. Perfetto, un bel headshot. Un po' a fortuna, effettivamente. Però, questi sono piccoli dettagli. Ai. Lì c'è un tizio. Mi vuole pure pushare, va bene. Aspetta, fra. Aspetta un attimo.
Che cavolo. Se no io ti faccio cadere. Io non ho pietà per queste persone come te. Boom. No, va bene, va bene. Almeno l'ho fatto scappare via. Visto, visto ragazzi, il potere della Deagle. C'è un altro tizio qui davanti, ragazzi. Gli facciamo un attentato, un agguato incredibile. Guardate qua. Boom, boom. Gli ho fatto headshot davvero, non ci speravo neanche. Aspettate. Sì. Mamma mia che pro player che siamo. Ma oggi ragazzi siamo dei pro assurdi, eh. Incredibile. Boom. Aspettate. Opla. No. Ok. Oh cavolo. Ah. Ah. Ce l'abbiamo fatta. Facciamo così. Ok, ci siamo ragazzi, ci siamo. Sono rimaste solamente 3 persone in vita. Il problema ragazzi è la mia vita, altro che le persone in vita. Ok, facciamo così. Un bel... un po' di jumperino. Ai, 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 ai. Mi ha spaccato, mi ha spaccato, mi ha spaccato, mi ha spaccato. Dov'è? Ah, ecco. Vabbè raga, ma questo qua tira il sasso. Cioè tira un po' di colpi e dopo si nasconde. Ma almeno fai l'uomo fino alla fine. Dai, vieni qua su. Ah, no, ok ragazzi, cioè, stavo dicendo, era un modo di dire fai l'uomo, nel senso, cioè, alla fine l'uomo non è che deve essere per forza uno che pusha e tutte queste cose, cioè, non è che dobbiamo fare per forza queste di tutte le un fascio, quindi andiamo via. Non lo so dove possa essere il terzo, perché uno è lì, il terzo è dentro qualche cespuglio. Aia, basta, quanta vita mi devi far perdere ancora? Mannaggia te, mannaggia, eccolo. Eccolo lì. Pum. Niente. Ma dai, ma come si fa? Come si fa a uccidere le persone senza mirare? Impossibile. Ok. Vai su. Vai su. Vai così. Niente, ragazzi. Oh, cavolo. Oddio, ce l'abbiamo fatta. Allora, pensiamo, ragioniamo al posto di fare cose a casaccio. Cosa ha senso fare in questo momento? Dobbiamo pushare il tizio qua davanti oppure coprirci da quello dietro? Direi coprirci da quello dietro. Però quello dietro non mi pusha. Io sono in un panino mentre uno spara a me, l'altro vuole pushare me. Quindi sono situazioni un pochettino così, un po' strane. Ma basta. Ma cosa vuoi? Oddio mio. Ma continua ragazzi. Continua imperterrito questo qui. Vabbè, pure da dietro. Fai pure. No, è impossibile. Come faccio a vincere? Devo pusharne uno. Devo per forza pusharne uno. Quindi tu sarai la mia preda, bro. Tu sarai la mia preda. Ok. Quindi occhio. Ma è mio questo muro? Sì, è mio. No! Dovevo hittarlo. Ho fatto una gran cavolata. Ok. Oddio, è caduto tutto, è crollato. Vabbè, non siamo neanche in safe zone. Però, però, non è troppo un problema, perché adesso posso continuare. Eccolo là, morto uno. Dimmi che hai un medikit. Oh, non ho un medikit. Ah! Ah! Aiuto, ragazzi. La challenge è definitivamente persa. Aiuto! 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 Ok. Aia! No, no. Ok, perfetto. Ok, perfetto, ci siamo rifatti non full vita, però almeno abbiamo della vita. Prima eravamo a 8 HP, quindi direi che sono dei grossi progressi. Ok, l'abbiamo bloccato questo tizio. Vai così. Oh, cosa ci fa? Perché è sceso? Perché è sceso? Non doveva andare così. Secondo i piani, tu dovevi rimanere su. Ok, siamo in high ground però. Ah, vuole salire. Dai, raga, ma non è possibile che in una challenge così difficile mi becco gente brava. Dovrei trovare dei nabbetti in queste challenge. Ok. E vabbè, niente, mi edita purtroppo, perfetto. Ok. È sceso? Sì, è sotto di me. È letteralmente sotto di me, non riesco a prendergli neanche i muri. Niente. Oddio, sto pure per finire i materiali. Cioè, più o meno, dai, ne ho ancora un po'. Niente. L'ho hittato. Oh, cavolo, perfetto.
Proviamo a salire così. Però lui è ancora shieldato, ragazzi, eh. Ricordiamocelo che non gli abbiamo neanche distrutto lo shield, quindi... Oh, cavolo. Oddio. Dai. Ti prego. Ti prego. Sì, let's go. Mamma mia, che sudata sto tizio. Che sudata. Che cavolo, non è possibile. Oh, finalmente, GG, torniamo in lobby. Grazie mille a tutti per aver guardato il video fino alla fine. Se così fosse, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. E ovviamente, codice Calpis nel negozio oggetti per shoppare tutte le skin nel negozio oggetti e per supportarmi come creatore. Io vi ringrazio per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao.